In questi anni stiamo assistendo a dei cambiamenti esponenziali e la gran parte delle persone non è pronta. Tutti sono alla ricerca di un modo per guadagnare facile e veloce. Il problema è che se facile verrai pagato poco e se invece viene pagato tanto è perché pochi sono in grado di fare un certo compito, oppure perché richiede un investimento ad alto rischio, quello che il tuo guru esperto di guadagno online non ti dice. No code è l'ultima buzzword del marketing dopo chatbot e dropshipping. Un modo per far credere alle persone di poter diventare sviluppatori senza saper programmare. In realtà si tratta solo di mettere insieme codice e servizi sviluppati da altri. Va bene per sperimentare e creare un prototipo in poco tempo e a basso costo, ma difficilmente ti darà delle conoscenze rilevanti. La tecnologia ha reso tutto più semplice, molti possono svolgere il proprio lavoro in remoto e in un futuro prossimo anche i lavori manuali ad alta competenza potranno essere svolti in remoto. Non ci sarà più bisogno di emigrare fisicamente per trovare dei lavori pagati bene e non si dovranno neanche pagare i costi del trasporto. Tutti i lavori ripetitivi saranno automatizzati e il tempo smetterà di essere il metro per misurare la quantità di lavoro. Ovviamente il rovescio della medaglia è che nel momento in cui si esce dalla propria città o nazione, il mercato è molto più competitivo. Il vero limite non è tecnologico, ma è politico e di controllo. I sistemi di pagamento elettronico sono centralizzati e in qualsiasi momento ti possono buttare fuori per qualche fantasiosa violazione del contratto di servizio. WeChat e PayPal già funzionano globalmente e l'euro digitale funzionerà anche all'estero, ma il problema è sempre lo stesso. Con i sistemi centralizzati dipendi e ti devi fidare di chi ti offre il servizio, multinazionale o stato estero che sia. E poi qual è la vera valuta globale? Non è un caso che gli Stati Uniti vogliono bloccare WeChat, non è per difendere la libertà d'espressione, più che altro è una paura di poter perdere l'egemonia che ora hanno con il dollaro. E lo stesso vale per la Cina che blocca i servizi occidentali. Con le criptovalute e alcune stablecoin hai la possibilità di fare transazioni globalmente senza il rischio di avere un single point of failure, che tradotto significa singolo punto di rottura. Questo perché non ti devi registrare ad alcuna organizzazione per poterle utilizzare. Molti business model sono obsoleti e marketer senza scrupoli stanno già vendendo il fax su blockchain, facendoti credere che questa è innovazione. Ma non è così, con i nuovi paradigmi non avrai bisogno di nessun fax. Un consiglio? Non focalizzarti sul guadagno, ma su conoscenza e soluzioni a problemi reali.